A distanza di un mese esatto da che ho piazzato l'ordine, riesco a farvi il video haul che poi non aspettavo, il momento di farlo, non vedevo l'ora, proprio perché voglio iniziare ad utilizzare le cose. Video haul back to school. Io ho piazzato l'ordine il 1° settembre e mi è arrivato oggi, esattamente oggi che è il 1° ottobre. Quindi un mese, cioè dovevo aspettarmelo, che non sarebbe stato velocissimo perché si tratta di un sito cinese, però a volte comunque le consegne anche da questi siti che si trovano in questi paesi lontani avvengono rapidamente e mi aspettavo che fosse così anche stavolta, ma in realtà no. Comunque mi regolerò di conseguenza per le prossime volte, perché sì, sicuramente ordinerò ancora da questo sito perché è troppo carino e ha dei prezzi veramente convenienti. E quindi niente, lo faccio oggi, e quindi più che un back to school è un back to university quasi, perché l'università inizia a ottobre se non ricordo male. E quindi direi di iniziare. Il sito dove ho acquistato è Kawaii Pen Shop, e tutto mi è arrivato all'interno di questa busta carinissima con le bolle, rosa con questi cuoricini bianchi, che però io non ho fatto solo la foto, ma poi l'ho gettata perché quando mi hanno consegnato il pacco ero al lavoro e niente, l'ho gettata perché non mi sembrava particolarmente pulita e igienica da portare qui in casa. Allora, vi farò vedere ovviamente le varie cosine anche con i close up, perché altrimenti non si vede bene, no? E vi dirò anche i prezzi delle singole cose. Sono prezzi in dollari. Se mi sentirete dire euro, probabilmente mi sbaglio, quindi voi considerate che io vi dico appunto che i prezzi sono in dollari. Ma prima di iniziare a parlarvi del mio ordine, vi faccio vedere due cosine che invece ho preso al di fuori di questo sito, che però riguardano comunque sempre lo studio e anche il cellulare. E innanzitutto vi voglio far vedere questo bellissimo quadernone a righe, che io poi neanche mi ricordavo bene come si scrivesse sulle righe, infatti non so come ci sto scrivendo, che io già ho iniziato a utilizzare con tutti i miei adesivi, i miei washi tape, ho preso appunti, e da quest'altra parte all'indietro sto prendendo appunti per altri corsi della Roma. Ebbene sì, io sono da Roma, se non si fosse capito, e credo che dal mio Instagram si sia capito che io sono della Roma, e questo mi è piaciuto subito tantissimo, perché come vedete risalta tantissimo la scritta su questo sfondo nero, che poi è uno sfondo nero opaco, mentre la scritta è lucente, quindi è carinissimo. Ovviamente dietro c'è Forza Roma e l'adesivo olografico, che certifica essere un prodotto originale, perché io infatti l'ho preso dallo store ufficiale, insomma, della Roma. E niente, è troppo bello ed è un piacere prenderci appunti. Seconda cosa che vi voglio far vedere, che potrebbe anche interessarvi, è una penna di queste digitali, appunto, per scrivere, comunque per da utilizzare con il cellulare. Allora, io utilizzo molto spesso PixArt, che come sapete è un'app che simula, diciamo, un po' di funzioni base di Photoshop. E se non bisogna fare grandi lavori, è molto veloce, rapida e dà ottimi risultati per la modifica delle foto. Però ovviamente, per quanto può essere grande lo schermo del cellulare, risulta molto spesso difficile con le dita riuscire ad essere precisi, per cui poi l'effetto finale lascia un po' a desiderare. Quindi io cercavo una penna digitale da utilizzare sul cellulare, e ovviamente avendo io preso
ovviamente il nuovo S20, nuovo comunque l'S20 FE, no? Del Samsung, e vi lascio qui il video in cui appunto vi parlo un po' di questo mio nuovo cellulare. E mi sono un po' informata per acquistare la S Pen, quella proprio di Samsung, che costa un po', e quindi mi sono informata prima di comprarla, e c'era scritto che non funziona comunque con tutte le app, funziona solamente con alcune cose, insomma non mi aveva convinta. Poi ho scoperto un tizio su Instagram che si chiama Arianteo, che è un artista che utilizza molto spesso anche lui PixArt, e che praticamente produce queste penne. E quindi io mi sono presa questa Arian Pen, infatti si chiama, che è fantastica. Praticamente la penna in questione è questa, e si accende premendo qui, e quindi si accende una lucina azzurra che vi dice appunto che è in funzione, mentre qui si toglie questo cosino qua, e qui c'è lo spazio per la ricarica USB. Ma io, da che l'ho presa e l'ho anche utilizzata un bel po', ancora non l'ho mai ricaricata, ed è veramente precisissima. E all'interno della confezione trovate una punta di ricambio e il caricatore con appunto la porta, con il terminale USB e delle istruzioni rapide. Però io vi dico, questa penna poi l'ho pagata sui 40 euro, quindi veramente una spesa minima rispetto alla penna quella di Samsung, e funziona veramente molto molto bene. E quindi se cercate una cosa del genere, io questa ve la consiglio tanto. Veniamo al mio ordine su Kawaii Pen Shop, che mi sono qui stampata all'ordine perché ho fatto un po' la spunta anche delle cose che conteneva il pacco per vedere che fossero tutte. Allora, io praticamente il totale del mio ordine era di 120 dollari, ma c'era uno sconto con un codice sconto Back to School 21, e mi hanno tolto un po', non mi ricordo sinceramente quanto fosse, sui 20 dollari mi hanno tolto, per cui ho pagato 99 dollari e 90, quindi 100 euro. E quindi niente, adesso vi faccio vedere che cosa ho preso, e sono contentissima. Allora, innanzitutto ho preso questo Peach Paradise Paper Notebook, che è questo, molto molto carino, perché come vedete ha tutti questi contorni dorati, ed è molto molto carino perché è fatto stile acquerello, ed è troppo troppo grazioso. E all'interno praticamente ha le pagine con le righe normali, ha anche i giorni, perché volendo si può anche utilizzare come appunto agenda, e data e anche numero di pagina, e insomma io userò come quadernone ovviamente, però è davvero molto molto carino, e anche piccolino, compatto. Per darvi un'idea, rispetto al quadernone, diciamo, classico, questo è così, per cui è pratico anche da portare in giro nella borsa, e questo costa 6,99 dollari.
quindi considerate che poi appunto in euro è un po' meno. Poi questa ve la faccio vedere alla fine la borsa. Poi ho preso questo è carino. Allora, questo è il aspettate che ce l'ho qui, perché ero smaniosissima proprio di vedere tutte queste cosine. Questo è il Cable by Charger Protector. Questo pandino praticamente si fa passare il caricabatterie attraverso, sì lo so, è brutto da dire, ma è così, e quindi è un qualcosina che abbellisce il caricatore del cellulare. Poi proviamo appunto a inserirci il cavo. Ora ho paura perché qui c'è scritto che è for iPhone e io ovviamente ho il Samsung, quindi ho paura non ci stia, anche se sotto vedo che comunque un po' si apre, non lo so, ora proveremo e vi farò sapere se funziona, altrimenti gliel'avrò comprato per nulla. E questo costa $5.99, manco poco. Comunque, poi guardate che splendore che è questo segnalibro, perché io adoro praticamente leggere i libri cartacei e non adoro per niente gli ebook, quindi li prendo solo se sono proprio costretta, che non trovo il libro cartaceo, e adoro i segnalibro. Allora, questo è il Feather and Flower Pendant Bookmark, ma è delizioso. Allora, ha questa piuma di metallo e che praticamente questa qui dovrebbe andare dentro al libro, no? E questo invece va fuori, e guardate bello, con quest'altra fogliolina, questo con dentro il fiore di ciliegio e la perla bianca. Questo è graziosissimo ed era praticamente appoggiato sopra questo cartoncino. Non so cosa ci sia scritto ovviamente, però anche il cartoncino di per sé è veramente grazioso come segnalibro, infatti me lo sono tenuto apposta e niente, io questo lo stra adoro. Poi ho preso, io sinceramente avevo capito che fosse più di una, ma in realtà è solo una, quindi probabilmente le prossime volte ne prenderò altre, queste clip a forma di cuore. Infatti questa è la, ve l'ho detto, quello lì, il segnalibro, costa $4.99, quindi veramente pochissimo. Questa invece è la Heart-Shaped Paper Clip, e è solo uno, io pensavo fosse una confezione da almeno tre, ed è praticamente questa clip da utilizzare appunto per tenere i fogli a forma di cuoricino, ed è graziosa, altro non posso dire. Poi abbiamo un altro segnalibro, e anche questo è qualcosa di bellissimo. Allora, questo si chiama Nine-Tailed Fox Pendant Bookmark, e praticamente credo che sia una qualche leggenda cinese, non ho idea, ed è praticamente questo segnalibro fatto con questo pendente oro rosa, tutto oro rosa, speriamo che non si scolori, ed ha i fiori di ciliegio all'estremità, cioè anche questo è qualcosa di bellissimo, ed era contenuto insieme a questo cartoncino. E questo costa $15.99, questo ovviamente costa un pochino di più, ma è delizioso. Poi abbiamo questo, ho preso il Sumiko Gurashi Clear Folder with Dividers A4. Questo perché lo voglio utilizzare per archiviare un po' di disegni.
Devo dire che mi è arrivato un po' sgualcito, ma va bene. Allora, è praticamente questa cartellina semi-trasparente con all'interno un divisorio e quindi qui ci metterò un po' di disegni, perché ogni tanto a me queste cose mi si riempiono e devo prendere sempre nuove. Ed è praticamente questo, questi disegni qua. E niente, mi sembrava troppo carino con questi più che altro colori pastello. Bello, mi sembrava veramente molto carino e niente, un po' diverso da soliti che ho con gli elastici, un po' più da ufficio. E questo mi sembrava veramente tanto tanto carino. Preso queste pinzettine, e questo costa $4,99. Poi ho preso queste pinzettine che sono le Stainless Steel Planner Tweezers rosa, $4,99, che mi servono essenzialmente per essere precisa nel attaccare o magari anche staccare adesivi, a volte anche gli adesivi sulle unghie. Dà un po' fastidio, diciamo, utilizzare le pinzette che utilizzo sul viso per toccare cose magari con la colla o comunque ecco, oggetti come appunto gli adesivi, e quindi queste le tengo lì sulla scrivania e uso solamente queste appunto per la cartoleria. E queste pure costano $4,99. Poi ho preso il CatPo Paper Cutter e anche questo costa $4,99, ovvero un semplicissimo taglierino o taglierina, come si suol dire, non so se è maschile o femminile, a forma di impronta e di zampetta di gatto. E anche questo mi serve perché a volte ho necessità magari di ritagliare delle forme senza però tagliare il foglio, quindi solo la forma all'interno del foglio, e se non ho uno strumento del genere con le forbici non riesco a farlo o comunque non viene un lavoro preciso. Questo mi serve. Ho preso il Koikuyo Cut Washi Tape Cutter, ovvero questo che si attacca sul washi tape in questo modo. Qui c'è il cerchietto del washi tape e qui praticamente ha dei dentini metallici taglienti che permettono di strappare via il washi tape, e soprattutto anche questo impedisce magari al washi tape di attaccarsi, quindi ogni volta di stare lì ad staccarlo, cercare dov'è il capo, dov'è la cosa che si è attaccata, insomma. Questo secondo me è molto molto comodo. E questo pure costa $4,99. No, questo costa $6,99, ho sbagliato riga. Poi ho preso il BGM Colorful Stars Washi Tape, che è questo che stavo tentando di aprire, perché tanto se no poi non si vede, tanto lo devo aprire senza... Ok, buttiamo tutto per terra. E che è questo che secondo me è molto molto carino, delicato ma molto molto carino. E vediamo, praticamente questo si dovrebbe mettere sopra, ok, così, e qui poi si strappa, quindi questo funziona in questo modo. E questo costa $3,99, quindi veramente pochissimo, mentre in quest'altra confezione, che vedete da voi quanto può essere bella una cosa del genere, ci sono questi altri 4 washi tape, e questo è lo Star Constellation Washi Tape, e sono $8,99 con fiori di ciliegio di diversi tipi, e qui al lato ci sono diciamo, disegni di come sono i washi tape,
Niente, questo è adorabile solo per la confezione. Quasi dispiace utilizzarli, secondo me. E questo sì, ve l'ho detto, 8,99 dollari. Una cosa che invece, diciamo, di bellezza non è bella, ovvero è il Kuyo Dot Liner No Retractable Glue Tape Roller, ovvero qui c'è una specie, è come il bianchetto, no? Quello che si fa così, roller, solo che è una colla, quindi è praticamente una striscia di colla adesiva che si può appunto fare sul foglio. E anche questo è molto molto comodo, soprattutto quando voglio applicare, che ne so, dei glitter in una zona in particolare. E a volte mi risulta difficile riuscire su un foglio, no? A essere precisa. Magari con questo riesco ad essere un po' più precisa e si fa così. L'ho visto ora, infatti mi sembrava un pochino scomodo da utilizzare in questo modo. Si fa così, proprio come una penna, carinissimo. Questo è secondo me utilissimo. E questo costa ben 6,99 dollari. E poi ho preso due penne, di cui una molto particolare. Allora, questa è classica, con una punta ultra sottile nera. E questa è Sakura Cherry Blossom Pen, ovviamente delicatissima, bellissima, con questa forma squadrata, la rende veramente questa forma particolare. E questa 2,99 dollari. Quest'altra che ora proveremo, quando vi faccio il close-up, è invece il Double Line Color Gel Ink Pen a 2,99 dollari, con innanzitutto l'airone, quindi cioè questa anche esteticamente è bellissima. Ma ha due punte, una rossa e una nera, quindi ora questa vedremo come funziona. E a questo ho aggiunto poi una tote bag, ovvero una borsa che utilizzerò essenzialmente per andare a fare la spesa, ma anche per trasportare magari a volte delle cose anche al lavoro, e che è molto carina, che è questa di Sailor Moon, e questa praticamente costa 17,99 dollari ed è carinissima e rispetto ad altre ha la cerniera che quindi permette comunque di chiuderla e non è un dettaglio da poco questo, e ha anche all'interno una taschina per metterci magari delle cosine un po' più da avere a portata di mano, quindi la trovo veramente ben fatta e essenzialmente anche non ingombrante, non grande, e quindi sì, ok, la trovo veramente perfetta. Niente, allora io vorrei sapere perché sono così disorganizzata, così disagiata, che ogni volta che registro un video mi si scarica la batteria, mi si spegne la videocamera. Insomma, comunque, termino il tutto con il mio
fedele adorato cellulare che non mi abbandona mai. E per fortuna rimanevano solo da fare i saluti. Io ovviamente vi ricordo che vi aspetto sui social, soprattutto Instagram, e se vi va iscrivetevi anche al mio canale. Quindi io spero che il mio haul back to school in ritardo vi sia piaciuto e che anzi vi abbia fatto scoprire delle cose che magari vi possono essere utili e che vi abbia anche fatto scoprire un nuovo sito che non conoscevate. E noi ovviamente ci vediamo al prossimo video e speriamo in condizioni molto meno disagiate. Ciao!